Allora, un recente sondaggio mette in luce questa verità. La metà dei maturandi, finita poi la scuola, ha fatto l'esame di maturità, se potesse tornare indietro non sceglierebbe lo stesso indirizzo, il che vuol dire che per 5 anni hanno frequentato probabilmente ciò che non avrebbero voluto neanche vedere. Allora noi abbiamo chiesto aiuto per il giusto consiglio intanto al professor Francesco Dell'Oro. Professore, ben trovato, buongiorno. Buongiorno. Autore di Cercasi scuola disperatamente, e accanto a lui abbiamo chiesto al professor Rosario Salamone, il preside per eccellenza, già preside del liceo Ennio Quirino Visconti di Roma, oggi editorialista per il Corriere della Sera, un preside molto amato dai suoi studenti, e abbiamo chiesto aiuto a questi due signori. Con il professor Dell'Oro partiamo da questo libro, da questo, diciamo così, volume per professori, studenti e genitori. Esatto. Come si fa a scegliere la scuola giusta? Beh, io credo che noi adulti, e per adulti in questo caso mi riferisco soprattutto ai genitori, dobbiamo aiutare i nostri ragazzi a scegliere un corso di studi che non li mandi in sofferenza, ma che permetta loro di vivere la loro vita di studente e di adolescente. Il secondo consiglio, beh, prendiamo una frase del grande Albert Einstein che diceva: non ho talenti particolari, ma sono appassionatamente curioso. Bene, dobbiamo aiutare questi ragazzi, quando devono scegliere la scuola, a scegliere un corso di studi che riesca a muovere in loro un minimo di passione, interesse e soprattutto tanta curiosità. E dato che a 12-13 anni non è facile, allora il ruolo di un adulto, di un genitore, di un insegnante diventa fondamentale. Poi certamente l'ultima domanda che bisogna fare: se scelgo quel corso di studi, devo comprenderlo bene, che caratteristiche ha, quindi che impegno mi richiederà. Che impegno richiederà? Professor Salamone, allora, il meraviglioso liceo classico, io e lei abbiamo fatto tanti discorsi in materia, ma non solo, ci sono scuole di tutti i tipi. Sì, ci sono, tutte le scuole secondo me formano, evidentemente il liceo classico ha una sua fisionomia consolidata, forte da un punto di vista storico e culturale, ma anche tutti gli altri istituti, dagli buoni istituti tecnici, gli istituti di formazione professionale, hanno un forte carattere di formatività. Un consiglio che io mi sentirei di dare ai genitori e ai ragazzi è di mantenere una relazione vivacissima, forte, superficialmente profonda o profondamente superficiale, come diceva Machado. Lui prima ha fatto una citazione, anch'io la voglio fare. Allora dico, proprio in questo senso, laddove c'è una qualità della relazione dialogica tra padri e figli, cosa che comincia appena un bambino nasce, questo dovrebbe essere. Dovrebbe. Occorre saper leggere e interpretare di un figlio le capacità, le volontà, le debolezze, e non nascondere le debolezze di un figlio, perché le debolezze possono diventare un elemento invece di forza. Un elemento di forza. Professor Dell'Oro, Cercasi scuola disperatamente, dice lei. Ecco, quando si commette l'errore del "io ho fatto il liceo classico o scientifico, da sempre in questa famiglia si fa così, farai così pure tu", sono mentalità un po' arcaiche, insomma, un po' lontane ormai nel tempo. Io prima, preside Rosario, riferivo un dato che ci preoccupa, ad esempio nella nostra città di Milano. Su 430 richieste di aiuto provenienti dai ragazzi iscritti alla scuola secondaria di secondo grado, quella che chiamiamo la scuola superiore, sì, il 50% di queste richieste di aiuto proviene dai ragazzi iscritti al classico e allo scientifico, e che è un dato inversamente proporzionale rispetto ai livelli di dispersione scolastica che abbiamo soprattutto nei tecnici e nei professionali, ma a conferma del fatto che a volte certe scelte sono fatte in modo inconsapevole, ma a conferma anche del fatto, mi riaggancio alla sua domanda perché già conteneva un po' la risposta, e a volte noi genitori facciamo delle pressioni indebite. Posso aggiungere un'altra cosa? A scuola soprattutto dobbiamo modificare il criterio del consiglio orientativo. Non possiamo dire, guardi, le posso raccontare in pochi secondi un aneddoto. Certo. Un giorno ero in classe e chiesi ai ragazzi cosa volevano scegliere. Un ragazzino mi ha detto: io vorrei iscrivermi allo scientifico. L'insegnante, una docente vicino a me, peraltro una simpaticissima eccetera, disse: cosa vuoi fare? Tu al massimo potrai scegliere l'istituto tecnico. Il risultato di quell'ingresso proprio improvvido.
alla ricreazione la classe uscì con due convinzioni: che quel ragazzino, da un punto di vista scolastico, era un minus habens, cioè non molto preparato, ma che soprattutto gli istituti tecnici andavano evitati, e istituti che hanno rappresentato il cursus studiorum, certo, di molti professionisti, a conferma di quanto diceva Rosario prima. E non sempre, ricordatevelo, chi è primo della classe, anche se è una cosa bellissima essere primi della classe, risulterà poi il primo nella vita. Noi abbiamo preso questo piccolissimo 49 secondi. Daniele Lucchetti dirige la scuola e Silvio Orlando interpreta la parte di un professore. Vediamo. Astariti, preside. Dunque, Astariti è il primo della classe. E Vivaldi che fa? Mette 6 in italiano e 6 in storia. Oddio, ma comincia con l'accademia. Preside, Astariti non è bravo. Astariti è un primo della classe. Astariti non c'ha i capelli tagliati alla moicana, non si veste come il figlio di uno spacciatore, non si mette le scarpe del fratello che puzzano. Astariti è pulito, perfetto. Interrogato si dispone al lato della cattedra, senza libri, senza appunti, senza imbrogli. Ripete la lezione senza pause, tutto quello che mi è uscito di bocca, tutto il fedele rispecchiamento di un anno di lavoro. Alla fine gli metto 8, ma vorrei tagliarmi la gola. Che aspetti, tagliatela. Ma perché? Ma perché Astariti è la dimostrazione evidente che la scuola italiana funziona solo con chi non ne ha bisogno. Ah. E sto Astariti, professore, c'è proprio antipatico per principio, insomma, è che caspita, non fa un difetto. Sì, no, io voglio dire una cosa, proseguendo il ragionamento che faceva Francesco prima, in ordine al fatto che sovente, e di questo posso, ho una, come dire, un'esperienza diretta, perché per 20 anni ho diretto licei e ho avuto migliaia di colloqui con i genitori. E naturalmente i genitori vengono a parlare col preside nel momento in cui un figlio è in difficoltà. Mandiamo le grafiche intanto, ragazzi, dalla regia. È una cosa che io voglio, alla luce della mia esperienza, raccontare, è proprio il tratto di umiliazione che sovente questi ragazzi subiscono all'interno delle classi. Questo umiliarli è un fattore di ulteriore disorientamento che pesa nella coscienza morale di un paese. Allora, non tutti i docenti ovviamente sono questo, però i docenti debbono abituarsi a capire che i processi di formazione, non di istruzione, di formazione, sì, di una persona, passano attraverso sentieri che spesso sono sconosciuti, sono ardui, sono tortuosi e hanno un carattere anche di casualità. Perché il discorso della vita è più importante del segmento dell'istruzione, però il segmento dell'istruzione e della formazione lo può condizionare è parte integrante di questo percorso della vita. E mentre scorrono le nostre grafiche, professor Salamone, lei che proprio è stato preside ed è diventato preside, ma è stato proprio preside per passione, voglio dire. Lei... per sbaglio. Sì, per vabbè, sbaglio. Per sbaglio, adesso dice per sbaglio, per grande, sbaglio. Grande passione. Ecco, non umiliare i ragazzi, non ascoltarli soprattutto, non indirizzarli per forza verso un tipo di studio o un altro. Allora, già a livello di scuola media esistono da molti anni delle strutture, io faccio riferimento per esempio qui a Roma, all'UPS, all'Università Pontificia Salesiana. I salesiani hanno una grandissima esperienza nel campo della psicopedagogia e sono abituati a testare le potenzialità, le qualità di un ragazzo. Quando vengono restituiti ai genitori i risultati di questi test, spesso i genitori scrollano le spalle, perché la decisione viene fatta indipendentemente da un'azione che è necessaria per capire, per scandire quelle che sono le potenzialità di un ragazzo già a 12-13 anni. Allora c'è un problema grosso, che è il problema del raccordo tra l'esperienza, la competenza di centri specializzati e la scelta della famiglia. Questo è un aspetto critico nell'ambito proprio. Allora, noi torneremo ovviamente su questo tema, sia chiaro. Vedete, consigli per i genitori: valutare in anticipo l'impegno richiesto dalla scuola scelta. Non a caso premio la scelta del professor Francesco Dell'Oro anche sulla copertina, perché grafico, estetista o tecnico, professionale, liceo. Lei non ha messo in copertina una lista di dottoroni, futuri dottori, cioè lei ha parlato anche della scuola che forma soggetti che poi faranno lavori pratici, perché la cultura non è solo di chi un domani si laureerà, questo ci teniamo a dirlo. Esattamente, ma se posso aggiungere un elemento che in qualche modo si riaggancia alla riflessione fatta dal preside Rosario.
c'è un bene prezioso che noi dobbiamo considerare ed è l'imponderabilità nei processi di crescita e di maturazione di questi ragazzi. Nei posti di lavoro a volte verifichiamo come non esista una linearità fra i titoli formali e le competenze. Esagerando un po', non sempre bravo a scuola vuol dire bravo sul lavoro. Allora la domanda è: cosa ci è sfuggito? Perché la scuola non riesce a intercettare una serie di capacità, di competenze che poi più avanti riusciamo a esprimere? Evidentemente c'è un ritardo da questo punto di vista. Molti osservatori, anche esperti della scuola, a volte rappresentano questa generazione come una generazione che non vuole studiare e così via. E non è così. E poi, è come se avessimo dichiarato guerra agli adolescenti. Esatto. Invece, proprio di fronte a questa rappresentazione io mi dico, bene, in quella classe che tu stai rappresentando molto negativamente, io sono certo che ci sarà qualcuno che farà il medico, l'avvocato, l'ingegnere, magari lo chef, persone alle quali dovremmo affidare la salute, la nostra salute, la costruzione di un ponte, due consigli sull'alimentazione. E allora, forse vale la pena, ecco il discorso della potenzialità, delle potenzialità, che è fondamentale, perché a volte il consiglio orientativo che noi diamo è imbrigliato in una logica troppo scolastica. Le capacità, le difficoltà sono le potenzialità che dobbiamo individuare, e non è impossibile attraverso un'attenta lettura della comunicazione verbale e non verbale. Noi non usiamo lo strumento dei test, ma in forma dialogica i passaggi poi sono quelli. Sono quelli. Il quadro scolastico, il percorso formativo e ovviamente i tratti della personalità di questo. Sapete cosa vi dico? Che con due professori come Saro Salamone e come Francesco Dell'Oro viene voglia di tornare a scuola quasi quasi. Vi è mai presa questa voglia? Una volta diventati già grandi, forse perché non ci sarebbe più l'incubo dell'interrogazione, non lo so, ma di ritornare a scuola. Io con due professori così ci tornerei di corsa. Fatti anche piangere i miei studenti. Assolutamente, ma i bravi professori fanno anche piangere gli studenti, però poi li formano nel modo migliore. Posso aggiungere solo un elemento? Dobbiamo chiudere, pochi secondi, nel senso che è vero, troviamo ragazzi che sono in difficoltà, in ritardo nei processi di responsabilizzazione, in difficoltà a fare fatica a organizzare il modello organizzativo, ma troviamo troppe anime ferite da giudizi improvvidi. Bravo. E ragazzi che hanno dei livelli di autostima devastati da una relazione educativa non assolutamente non adeguata. Quelli che mi urlano dalla regia, bravo, qui ci sono un mare di mamme. Un ultimo elemento. Prego. Che poi voglio dire, non è che il processo di formazione, di scelta, è come un tom-tom, come un navigatore che mettiamo sul cruscotto della macchina, perché la vita è più complessa. È proprio questo. Allora, la società deve tenere conto della complessità, deve razionalizzare, ma non può banalizzare il dato della imponderabilità che diceva il professor Dell'Oro prima.